Vieni pure Basilio, porta su, ecco, le autorità insieme a te che dovranno sovrintendere a questo ulteriore momento. Guardate che spettacolo, intanto la coreografia organizzata dal gruppo Hortensia. Glielo facciamo un altro applauso, che ne dite? Ma sì, dai, forte, scrosciante. Questa è la nostra gente, cari amici. Sono loro che ospitano annualmente, potremmo dire davvero, parti di mondo qui ad Hortensano. Buonasera, elegantissima come sempre, complimenti, congratulazioni. Venite, venite, dottore, venite, venite, tutti insieme, tanto poi ci fanno da cornice ragazzi di Hortensano, no? Consigliere regionale Giaciti, ecco, Puzielli, Basilio che sta dappertutto, un'altra colonna portante di ogni evento di Hortensano, e Marco Vesprini. Allora, diamo la parola al sindaco, andiamo per ordine, lei è il padrone di casa, ci mancherebbe altro. Allora, un saluto velocissimo, sindaco, prego. Sì, grazie, un saluto di benvenuto a tutti i presenti, è sempre molto bello e emozionante vedere questa piazza piena, e devo dire che stasera è veramente merito di Hortensia e di tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo festival. Saluto tutte le autorità presenti e un caloroso saluto di benvenuto ai quattro gruppi ospiti che si esibiranno su questo palco. Questo festival, come dicevi prima tu Matteo, è un piccolo miracolo, perché per una sera Hortensano diventa capitale internazionale del folklore. È un festival che da 19 anni riesce a portare in un paese piccolo come Hortensano un pezzetto di tutto il mondo e far conoscere la parte migliore dei popoli del resto del mondo, la loro identità culturale. Non solo, attraverso questo festival Hortensia riesce a promuovere anche quella che è la nostra tradizione, insieme alla nostra tradizione, il nostro bellissimo paese. Quindi complimenti al gruppo Hortensia e complimenti a Mario. E c'è da dire che questo gruppo, nonostante i tanti anni di attività, riesce ancora a migliorare, è sempre più bravo. Quindi complimenti anche alle coreografe di Hortensia e un applauso a Teresa. Guardate, in scaletta sono tre interventi, diamo la parola al dottor Giacinti in rappresentanza della massima autorità regionale, insomma, e poi chiuderemo con Mario, ambasciatore di Hortensano nel mondo. Vabbè, allora Giacinti, che dire? Ma che dire, innanzitutto un saluto a tutti e con piacere questa visita occasionale questa sera, devo dire, ad Hortensano, ma con grande piacere porto il saluto, insomma, della regione. Hortensano è un comune di questa regione, è un comune di quelli che conservano e esportano, vista questa sera la possibilità e l'incontro con gruppi di altre nazioni, esportano nel mondo la nostra tradizione, la nostra cultura, il nostro territorio, che è un insieme di non solo di tradizioni ma anche di bellezza di territorio, appunto di sapori, visto che veniamo anche da una cena molto, molto sostanziosa e gradita. Ma al di là delle battute, quando si vede una piazza così gremita in un comune così piccolo, non è che un'impressione molto piacevole, e siamo anche orgogliosi di poter testimoniare con queste presenze così numerose una tradizione, un calore, un sentire verso certe tradizioni che magari qualcuno fa pure lo schizzinoso a volte e sembra relegarne il folklore in un secondo piano. Invece quando andiamo un po' a scavare rappresenta un po' la vera anima, le vere tradizioni della nostra terra, delle nostre persone. E quindi per chiudere, nel salutare e ringraziare tutti, non si può che ringraziare Mario Borroni, il Deus ex machina un po' del gruppo Hortensia, ma complimenti anche a questi ragazzi che sanno ben interpretare, insomma, quello che abbiamo voluto dire, ma lo portano avanti con costanza e migliorando di anno in anno. Grazie e complimenti, e guarderemo alla 20ª edizione, diciamo così. Mario, concludiamo gli interventi con te, poi consigliamo una targa per ogni gruppo. Vi diciamo, non vi allontanate, perché la seconda parte sarà curata in una mezz'ora dalla Kamchatka e dal Cile. Ecco, per cui insomma ne vedremo davvero delle belle. Mario, a te quindi questo passaggio prima delle targhe, dai. Lo sai che sono breve, veramente. Allora,
mi sono dimenticato, una cosa, ecco, voglio ricordare a Giacinti, io ultimamente sto andando spesso in regione per altri motivi, non per il folklore, che ho scoperto, anzi mi ha fatto scoprire un ex consigliere, che c'è una legge regionale per tutelare il folklore, e fra poco verrò, caro Francesco, a rompere scatole anche per questo, no, esatto, no, scherzi, la battuta, però veramente ci abbiamo bisogno, perché se... Ecco, se muoiono questi gruppi, veramente le nostre tradizioni se ne vanno a fare a benedire. Io, ecco, ringrazio tutti della presenza, voglio ringraziare naturalmente i componenti di Ortensia, i genitori, ma ecco, ringraziamento, un applauso, non posso che non farlo io, lo devo fare io, però la proloco di Ortezzano, che è sempre presente, qui c'è anche il presidente Mosè Passetti e tutti i suoi collaboratori, perché io penso, Francesco, ma anche al sindaco, io sono il presidente regionale, ma vorrei vedere, io dico, un paese senza prologo. Io me ne sto accorgendo quando vado su questi paesi dove non funziona la prologo, perché il paese è morto veramente, i piccoli centri. Quindi grazie a quello, i volontari che fanno, perché noi siamo veramente volontari, ecco, in tutti i sensi. Quindi ho detto di farla breve. Grazie a tutti, e consegniamo ai rappresentanti dei gruppi un riconoscimento. Grazie a te. Allora, vado io con il chiamare i gruppi e voi vi organizzate su chi consegna? Benissimo, allora iniziamo con il GAMS. Vero? Ce l'avete una targa per il GAMS? Beh sì, dai, l'abbiamo rimediata. Allora, richiamiamo sul palco, dai, il GAMS, un rappresentante degli sbandieratori, per così dire. Dov'è? C'è? Se è lontano, sta arrivando ovviamente di corsa, perché loro sono, eccolo, performanti. Poi si preparino, dai, un rappresentante per tutti i gruppi. Allora, Nascensi e poi lo stesso Ortensia, la Canciata e il Cile. Ecco, GAMS intanto, chi premia? Il sindaco? Ecco. Questo rappresenta il centro storico di Ortezzano, quindi è un piccolo ricordo del nostro paese, anche se siamo vicini, comunque i nostri borghi sono belli, per ognuno ha la sua particolarità, e lo potete conservare il ricordo di questa sera. A futura memoria premiamo allora il GAMS. Applauso, dai, li salutiamo. La targa ricordo anche, 19° Festival Internazionale del Folklore, premia Puzielli, grazie alla sua ditta, splendida realtà imprenditoriale. Che tutti conosciamo, grazie. Proseguiamo. Vogliamo premiare Nascensi, Mario? Dai, allora, il rappresentante qua presente ritira l'effigie di Ortezzano, anch'esso, in memoria di questa splendida cittadina. La porteranno in Bulgaria, chissà, forse fin nella capitale Sofia. L'applauso allora, Nascensi, Bulgaria! E la targa consegnata dal presidente della Proloco Amos, Passetti. Congratulations. Proseguiamo con Kamchatka. Buonasera, good evening, thanks for being here. Il sindaco con Ortezzano, andrà lontanissima questa immagine di questo paese, e Basilio con la targa sul 19° Festival Internazionale del Folklore. Basilio è una persona stupenda, accoglie davvero sempre tutti, è il frontman di Ortensia. Bravo Basilio. Ok, vai, Cile adesso. Il gruppo proveniente dal Cile curerà il gran finale dello spettacolo di questa sera. Pensate, oh, super eleganti, guardate che stile, la performance. Vi lasceranno assolutamente senza parole. E la targa dal gruppo appunto di Ortezzano, non ne approfittare, Ok, benissimo. Giacinti è chiamato invece a premiare il gruppo di casa, Ortensia. Ok, allora chi ritira? Mario Borroni oppure qualche altro ballerino? Chiara, vieni, la più anziana del gruppo. Scherziamo. Grazie a Chiara, grazie a Pino Totò, una famiglia splendida che ci accoglie sempre davvero con tanti dettagli preziosi. Grazie. Allora, a chi dimentichiamo? Ah, lei lo dà a Mario. E quindi lei bacerà il sindaco stasera, Mario. Ecco, via, in un bacio accademico. Va bene, ci siamo. Ok.
Ok. Complimenti, dai, complimenti.